se ci riusciamo. Ma certo che ci riusciamo. Intanto nuovo professore. Mi sentite, vero? Sì, io ho sempre la differenza di questi oggetti, no? Perciò chiedo sempre al pubblico se si sente bene o male. Però intanto io vorrei ringraziare per questa bella accoglienza. Comincio dal sindaco, ecco, di Montecorvolo, che è un sindaco che rappresenta un centro storico di grande importanza. Ecco, però qui non siamo. Non sono qui per parlare di queste cose, sono qui per parlare di Pulcinella. Ma mi sono piaciuto soprattutto adesso. C'era una cosa che non andava. Grazie. Ha avuto il coraggio di dirlo. Grazie. Ora, soprattutto per il professore del sindaco, è il conformismo, l'atteggiamento critico nei confronti di un problema, che è uno degli aspetti di un problema più grosso, che significa. E quali sono i nostri rapporti in operazioni di questo tipo, quindi con lo Stato, con i centri che contano e così di seguito. E quindi grazie signor sindaco e grazie anche della solidarietà. E, il sindaco di Cassino ha detto delle cose dotte che chiaramente condividiamo tutti, e ricordo che è stato, che ci ha accolto già, ecco, una settimana fa qualcosa di simile, ed è stato anche quello un incontro gradevole. Infine il sindaco di Colfelice, il sindaco di Colfelice è stato tra i primi ad aderire alla nostra proposta, ecco, di partenariato, e di questo sono anche grato, per questa scelta che è storica, sono passati ormai 2 anni, mi pare, dove. E voi state tra i primi enti locali che ha aderito a questa iniziativa. E Moira Orfei è stata per molti aspetti una sorpresa, peraltro gradevole, perché la ringrazio ugualmente, ma ringrazio anche il dottore Santoro per le cose che ha detto, che mi trova d'accordo sotto molti aspetti, sotto altri di meno. Ora io che cosa devo fare qui? Il dottor Claudio, che è uno dei miei collaboratori più assidui e più fedeli, mi invitavano ad essere breve. Non esagerare. Mi dispiace, devo dirgli di no, perché io non sono venuto qui per parlare un 20 minuti, raccogliere dei figli, il tempo di raccogliere dei figli, dire quattro sciocchezze da andare a casa, non è il mio costume. Questa pratica che noi stiamo portando a termine ci è costata 3 anni di lavoro. Solitamente quando si fanno queste pratiche ci si rivolge a un esperto e in poche settimane si stende il testo e lo si manda. Ci sarà fortuna, ci aiuta, e se qualche amico ci aiuta la facciamo. Non è così. Noi non abbiamo lavorato così. Abbiamo lavorato 3 anni senza alcun investimento di denaro pubblico. Per capire questo problema, ecco, vi porto un esempio. La Regione Campania, noi abbiamo cominciato nel 15-16 a lavorare su questo piano, e per avere accesso a questa possibilità, ecco, bisognava creare un catalogo, cioè di beni culturali in un territorio. Tra l'altro il nostro territorio è molto ampio, riguardo alla Campania e anche sulla diramazione eccetera. Ora, ebbene, la Regione Campania solamente adesso ha pubblicato da qualche mese un bando per trovare, in cui assicurare finanziamento a persone in grado di, ecco, fare la richiesta di cognizione, questa schedatura dei beni culturali. E sono addirittura contributi molto consistenti. Noi abbiamo cominciato a fare questo lavoro già 3 anni fa, e a volte in qualche caso, quando è stato necessario, ha pagato, quindi come so dirsi banalmente, quindi di tasca nostra. Quindi come dire, arriviamo alla meta, lo dico una parola consolata, arriviamo al punto,
Nel senso che alla madre con il nostro lavoro. Che cos'è questo lavoro? È quello che voleva che l'UNESCO noi facessimo. Ma se ne stava questo lavoro, ecco, su almeno altri 10 anni di lavoro. Mi spiego, l'UNESCO dice, mostratevi, presentate un bene culturale, in questo caso Pulcinella, però ecco, fermando la vostra attenzione esclusivamente al presente. Poi la regione campana della sua infiltrazione ci ha messo anche la storia, però giustamente come ha rilevato anche il dottore Santoro che mi ha preceduto, ecco, a lui interessano cose vive. Bene, cioè ciò che dico, per esempio, personalmente ho lavorato quasi 7-8 anni su un libro su Pulcinella, sono la bellezza di 400 testi da studiare, bene. Il libro è stato pubblicato in 1014 pagine, ecco. Bene, e di questo libro non c'è traccia nel lavoro che abbiamo fatto. Il lavoro che abbiamo fatto in questi 3 anni riguarda soltanto la presenza.